Bentornati sul canale, oggi vediamo la creazione di una pagina floor plan da utilizzare sul tablet che ho appeso al muro. Per chi non lo sapesse, il floor plan non è nient'altro che una pagina di interfaccia grafica con una piantina della casa sullo sfondo che contiene gli oggetti di OpenHub, sia quelli attivi che quelli passivi. Per oggetti attivi intendo quelli sui quali l'operatore, cioè l'utente, può effettuare delle azioni, come ad esempio accendere o spegnere la luce. Per oggetti passivi invece mi riferisco agli item che contengono un'informazione da mostrare, come ad esempio un sensore di temperatura. Praticamente con la gestione del floor plan possiamo posizionare questi oggetti a piacimento sulla piantina di casa per avere un'informazione visiva di dove è fisicamente collocato l'oggetto controllato. Andiamo quindi a vedere come si costruisce un floor plan su OpenHub, partendo dal disegno della piantina fino al posizionamento degli oggetti. Partiamo subito dal vedere su OpenHub il primo floor plan che ho già creato relativo al piano terra di casa mia. Quindi qui nel menu in alto a sinistra ho un nuovo link piano terra che se clicco mi porta direttamente al floor plan in modalità già runtime, diciamo. Quindi come vedete abbiamo un'immagine di sfondo che ho fatto io con un software che dopo vi faccio vedere che si chiama Sweet Home 3D. Sopra questa immagine ho posizionato tutta una serie di oggetti sotto forma di icone e label, alcuni di questi interattivi, altri solo di informazione. Rapidamente abbiamo dei sensori di temperatura, sensori di umidità, sensore del gas della cucina e tutta una serie di luci, che sono queste icone qua. Gialle sono quelle accese, come questa e questa della scrivania dove sono adesso. E quelle bianche invece sono quelle spente. Una prima differenza rispetto all'interfaccia standard di OpenHub è l'utilizzo delle icone che vedete qua, che non sono quelle standard di OpenHub, ma sono di un pacchetto custom tra quelli che comunque OpenHub consiglia come scelta. Dopo andiamo a vedere nella pagina di costruzione quali sono i vari pacchetti che si possono scegliere per le icone, oltre a quelle classiche di OpenHub. In questa pagina l'unica che è rimasta classica di OpenHub è quella dell'umidità perché mi piaceva che in automatico si settava l'indicatore della percentuale. Vedete 83-81% mi indica qua, 93% indica un po' più avanti, 62% indica un po' più indietro. Poi ho delle icone generiche del piano come il consumo e l'accensione e lo spegnimento di tutte le luci in un colpo solo. E poi ho delle icone generiche di tutta la casa, tipo il consumo istantaneo, che tiene conto anche della produzione dei pannelli solari, e l'indicazione della temperatura esterna. Questo è il mio piano terra. Ho messo anche delle luci esterne perché effettivamente sono attaccate a casa e quindi è comodo qua poterle vedere. Al momento sono accese queste due che sono le luci notturne. Le icone relative alla luce servono ad accendere e spegnere la luce, quindi se io clicco ad esempio la luce qua dello studio, vedete la label diventa on, l'icona diventa gialla e se clicco di nuovo la label diventa off, l'icona diventa bianca e la luce si è effettivamente spenta. Le icone di tipo informativo invece normalmente non sono interattive, però io posso cliccarci sopra e vedere il relativo grafico, quello classico di OpenHub. Queste operazioni le ho tutte scelte io durante la costruzione di questa pagina. Andiamo adesso a vedere in maniera abbastanza rapida la pagina di costruzione di questo floor plan, che lo troviamo in Settings, Pages, e questa è la mia pagina piano terra floor plan. Ci sono tutta una serie di attributi da definire, il principale è l'URL dell'immagine di sfondo, che come vedete è un URL locale che punta all'URL di OpenHub slash cartella static e poi da qua in poi ho deciso io di creare una cartella floor plan e mettere l'immagine chiamata piano terra JPG. Se io prendo questo URL e lo guardo nel browser, vedete appare l'immagine di sfondo. Questa immagine l'ho creata con un software che si chiama Sweet Home 3D, gratuito,
che è questo che vedete, dove abbiamo la definizione del modello 2D, quindi la planimetria vera e propria, che poi viene in automatico renderizzata in modello 3D. Questa planimetria, che adesso aspettate che vi faccio vedere un po' più grande, si possono creare muri, stanze, quindi la parte bassa, e oggetti, quindi tavoli, sedie, sanitari, eccetera, eccetera. Ovviamente è una questione puramente estetica, perché per il floor plan di OpenHub basterebbe definire la planimetria 2D senza neanche mettere i mobili. Una volta definito il 2D, viene creato in automatico il 3D, dove si possono andare a inserire i materiali, pavimenti, il colore dei muri, eccetera, per avere un rendering un pochino più reale. Se vedete, questo 3D non è quello che si vede qua, perché qua è un vero e proprio rendering, che vedete ci sono anche le luci, le ombre, in base a dove sono posizionate le finestre. E volendo, posizionando anche dei punti luce, si potrebbe renderizzare anche l'effetto della luce accesa. Non vado troppo nel dettaglio del software, anche perché io non sono assolutamente esperto, ho imparato quelle due o tre cose che mi sono servite per creare questo modello. Quindi dicevo, una volta creato il modello 2D, viene creato il modello 3D in automatico. Per effettuare il render si può fare il crea foto, che praticamente crea una foto del modello 3D che vediamo qui con la qualità che impostiamo. Quindi possiamo renderlo identico a quello che vediamo qua, quindi praticamente non renderizzato, fino ad arrivare al rendering migliore, dove vengono anche gestite le luci, eccetera. Ad esempio, io posso mettere come orario le 19 per il rendering. Lo metto un attimo solo piccolo, perché sennò ci mette 3 ore. Faccio crea. Ed ecco, vedete, è stato creato un modello 3D notturno praticamente, e si vede solo qualcosa della stanza del soggiorno, perché è l'unica in cui ho messo un punto luce. Se metto invece, ad esempio, le 12 e rifaccio crea, ottengo il modello che è del tutto simile a quello che ho già creato per il mio floor plan. Ed eccolo qua. A questo punto faccio salva e posso esportare l'immagine e usarla su OpenHub. Direi che su Sweet Home 3D mi fermo qui, anche perché non so assolutamente nulla di più e non sono per nulla esperto di questo tipo di software. Devo dire che comunque è abbastanza semplice, perché io in poche ore di utilizzo sono riuscito a creare comunque un qualcosa che per me, questa immagine qua, è già abbastanza interessante. Ovviamente questa immagine l'ho creata più grossa di questo esempio che vi ho fatto vedere qua. L'ho creata 1920x1080. Adesso non lo faccio, perché comunque ci mette qualche minuto. Quindi l'immagine esportata da questo software va messa nella cartella che vi faccio vedere. Quindi la cartella classica, diciamo, di OpenHub, dove ci sono tutti i file di configurazione. Si va in HTML. Questa cartella corrisponde all'URL di OpenHub, quindi 192.168, cioè l'URL, l'IP locale del Raspberry 2.8080/static. Io poi ho creato una cartella floor plan e ho messo l'immagine pianoterra.jpg. Questo corrisponde a quest'URL qua. Quindi quest'URL va messo come URL dell'immagine di sfondo del nostro floor plan. Poi queste cose le vediamo magari quando facciamo una prova insieme di creazione. Comunque, una volta definito il floor plan, vengono definiti i vari markers, che sono i punti, quindi gli oggetti attivi sulla mappa, sulla piantina. Questi oggetti possono essere creati di qua, modificando le proprietà, tutto quello che serve, oppure cliccando su un Run Mode qui in basso a destra, si possono creare con questo Add Marker direttamente su questa piantina.
Quindi se io faccio add marker, mi viene creato, adesso è qua sotto, non si vede, mi viene creato un marker nuovo, io lo posso posizionare dove voglio e poi lo configuro con le proprietà che mi interessano. Adesso lo elimino. Quindi andiamo velocemente a vedere ad esempio un interruttore luce. Lo configuro. Oltre al nome devo dire qual è l'item di cui deve visualizzare lo stato, l'icona, e vedete che qua ci propone quattro tipi di pacchetti icone. Io ho usato l'Iconify, che è quello che ho visto che ne ha di più, se no c'è l'Open Hub classico, Framework 7 e il Material Icon. Poi ci sono tutta una serie di altre proprietà che gestiscono l'icona e la label. Ad esempio, questo è un esempio di come si può gestire il colore dell'icona in maniera dinamica in funzione dello stato dell'oggetto. Poi magari lo vediamo nell'esempio. E poi si può definire un action da dare al click dell'icona. Nel mio caso la action è un toggle item, quindi inverte lo stato del mio point che gestisce la luce. On e off sono i due comandi che devono essere inviati. Nel caso invece di un sensore, ad esempio di temperatura, andiamo a vedere, le informazioni sono più o meno le stesse, però la differenza è che il mio action è Analyze Item. L'item da analizzare è sempre il sensore di temperatura e poi ci sono le informazioni sul tipo di chart che bisogna dare. Quindi questo fa sì che io quando clicco sul sensore di temperatura visualizzo il grafico. Ah, una cosa che è utile sapere quando si definisce un floor plan o una pagina in generale di Open Hub è che se la si vuole mettere nel menu qui a sinistra per avere l'accesso direttamente al runtime della pagina e non al designer, ma al runtime, quindi questa pagina qui col click è interattiva. La pagina dove eravamo prima col click mi permette la configurazione del marker. Quindi per avere un accesso diretto alla pagina e metterla nel menu, nella definizione della pagina floor plan c'è un attributo che è sidebar e visibility. Mettendo show on sidebar appare qua in alto a sinistra. Volendo si può definire il profilo utente che può vedere o non vedere questa pagina. Nel caso abbiamo più utenti che possono accedere all'interfaccia di Open Hub, ma non è il mio caso. Nel prossimo video andiamo a vedere la creazione step by step di un floor plan tipo questo che vi ho fatto vedere, relativo al primo piano.